free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, but we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached... Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. In questo periodo, dove video, fotografie, ma anche articoli e informazioni, persino news, diventano immediatamente, facilmente di dominio pubblico attraverso i media che, anche se ultimamente prestano sempre meno attenzione all'argomento, hanno comunque imparato a trattarlo anche più seriamente. Stiamo parlando dell'argomento degli UFO e naturalmente della vita extraterrestre. Un momento in cui ormai da più di un anno ci sono delle informazioni importanti che circolano, informazioni reali rilasciate attraverso documenti, attraverso filmati, attraverso politici, ex spie, ex generali e quant'altro, che hanno avuto ruoli o li hanno ancora nel governo, nelle forze armate e nei servizi segreti americani. Un periodo che ha raggiunto il suo culmine grazie al report che è stato consegnato al Congresso nel giugno del 2021 e che vede protagoniste ben 144, cioè alcune fonti dicono 145, avvistamenti eclatanti documentati, di cui purtroppo nella maggior parte dei casi non sono trapelate maggiori informazioni né prove video documentali. Sono pochi i casi che abbiamo avuto il piacere di osservare, questi erano stati già rilasciati in precedenza attraverso altri canali come l'US Navy, il Pentagono e il Dipartimento della Difesa, a cui poi si sono aggiunte anche delle fotografie e dei video che sono stati messi in circolazione attraverso fonti non governative, non ufficiali, quindi attraverso degli ufologi che hanno ricevuto però questo materiale attraverso enti governativi di cui mantengono naturalmente il segreto. Ma oggi siamo qui per parlare di un video che sta circolando su internet. Naturalmente sta circolando in particolar modo, in modo virale, in alcuni dei social più famosi, tra cui Instagram e naturalmente Facebook, ma anche su Twitter, dove purtroppo, ahimè, in questo periodo che ormai dura da tempo, stanno circolando sempre più notizie false e soprattutto sempre più video e fotografie che sono stati in qualche modo falsificati oppure che vengono spacciati per qualcosa di vero, ma in realtà si tratta di ben altro. Come vedremo anche in questo video, questa possibilità è presente in questo footage di uno o più extraterrestri che sono osservabili in questo brevissimo filmato. Mentre potete osservare qui nell'angolo il filmato nuovamente in piccolo, filmato che avete osservato in anteprima in precedenza, naturalmente è giusto che spieghi il perché mi stia dilungando sulle spiegazioni su questo video e con quella premessa che ho ritenuto opportuna, proprio perché in un momento particolare dell'ufologia in cui le notizie vere, i filmati e quant'altro sono veri, quelli che vengono divulgati da enti governativi ma anche da molti cittadini privati, ad essi si affiancano purtroppo, ahimè, tanti falsi che stanno inquinando la ricerca e il materiale ufologico. Il video che stiamo discutendo in questo YouTube naturalmente suppongo che sia proprio uno di questi. Non posso darvi alcuna certezza perché, come dico sempre, non essendo in possesso del video originale è impossibile fare delle analisi e stabilire con assoluta certezza che il video è reale o è un fake, dato che questo appare comunque già manomesso.
Naturalmente in questo caso, ancora più che in altri, oltre a non esserci il video originale, non esiste neanche la fonte originale, o almeno non sono riuscito a rintracciarla io. Pertanto è molto curioso e soprattutto diventa anche molto sospetto. E il sospetto, naturalmente, è che appunto questo sia non un falso nel senso letterale del termine, quindi non un video manomesso, ma un video di qualcos'altro che viene spacciato per extraterrestre. E mia ipotesi, valutando quelle che sono le cose constatabili di questo video, che esso sia stato girato da un cittadino privato all'interno di un museo o comunque di un luogo molto praticato, molto affollato, che potrebbe essere anche una fiera con un padiglione dedicato al fenomeno ufologico o all'UFO crash di Roswell, per esempio, eccetera eccetera. Quindi se qualcuno ha avuto modo di essere presente in un museo o un luogo che negli ultimi anni è stato dedicato, per esempio, proprio all'UFO crash di Roswell o altri UFO crash o altri eventi ufologici eclatanti o alla vita extraterrestre, all'ufologia e quant'altro, se ha la possibilità di fare un confronto, mi faccia naturalmente sapere nei messaggi a seguito del video stesso qui sul canale UFO News. Ovviamente, quindi, è importante comprendere che ci sono due anomalie importanti e significative che saltano immediatamente all'occhio, sono il bianco-nero artificiale. È evidente che il video è stato ricolorato in bianco e nero, non è un video originale in bianco e nero, è stato utilizzato un filtro. Non so se il filtro è stato utilizzato per schiarire l'immagine, renderla antiquata o qualunque altra cosa, o se era intenzione invece in post produzione di rendere il video in bianco e nero per far credere che questo fosse di un altro periodo storico, quindi retrodatato, vecchio e non attuale, e magari quindi collegarlo più facilmente ad eventi appunto come l'UFO crash di Roswell, eccetera eccetera. La seconda cosa importante che è possibile notare è proprio l'audio originale, il quale ci permette di sentire un brusio di fondo composto da tantissime voci che ci fa pensare che siamo in un luogo ben affollato. C'è una terza cosa che può essere utilizzata a favore dell'ipotesi che si tratta di un video amatoriale girato all'interno di un museo o comunque di un luogo dedicato alla cosa, ma che non si tratta di una scena vera, che è praticamente la durata stessa del video. È vero che un video girato in una situazione del genere, qualora fosse stata vera, sarebbe sicuramente durata poco, ma l'impressione che salta all'occhio anche attraverso i pochi secondi di ripresa che possiamo osservare è che il motivo di questa breve ripresa è che probabilmente si sarebbero viste altre persone, e magari il video originale è anche più lungo e si vedono effettivamente altre persone, questo non possiamo saperlo, e quindi non sarebbe stato sufficientemente credibile per renderlo un video virale in rete. Quindi per me il video è chiaramente in questo caso un falso, e fino a prova contraria è impossibile dichiarare che si tratti di un video reale. Naturalmente, come ho detto prima, siamo probabilmente davanti a un video girato da una persona all'interno di una struttura ben frequentata e conosciuta da turisti e appassionati, e probabilmente a una scenografia creata ad arte per rappresentare un vero evento ufologico. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere un like e naturalmente iscrivetevi al canale e attivate il campanello se volete essere avvertiti ogni volta che esce un nuovo video. Gabriele Lombardo e UFO News vi ricordano, prima di salutarvi, di seguire anche il sito internet ufficiale www.statodiemergenza.com. E se volete anche il sito dell'associazione di cui sono fondatore e capo dipartimento nazionale del Dipartimento Investigazioni, che è quello della Federazione Ufologica Italiana, che è www.federazioneufologicaitaliana.org. Potete seguire UFO News oltre che su YouTube
anche su Telegram, Twitter, Reddit, Facebook e Instagram. E naturalmente Gabriele Lombardo e UFO News vi augurano buona navigazione, buon proseguimento e una buona giornata. Ciao, alla prossima. Thank you.